Siamo con la professoressa Lucangeli che ci spiegherà come aiutare i bambini. Spero di spiegarvelo come aiutare i bambini, perché forse è la cosa più difficile da fare. Cosa significa aiutare? Significa riuscire a capire in che cosa ha bisogno, non della nostra sostituzione, ma della nostra presenza perché lui abbia il meglio delle sue potenzialità di sviluppo. Questo significa che chi lavora nell'ambito dell'aiuto ai bambini deve conoscere davvero cosa sono i processi di sviluppo, dagli aspetti delle neurofunzioni, agli aspetti delle emozioni, agli aspetti della relazione, agli aspetti dei metodi attraverso cui dalla scuola alla clinica si aiuta davvero. E quello a cui io tengo è far capire soprattutto che non si bleffa su questo, perché il problema diventa etico, non soltanto professionale o scientifico. La ricerca scientifica ha dei risultati straordinari che spiegano come nella plasticità e nel tempo di plasticità il nostro sistema nervoso centrale risponde ottenendo il meglio dalle sue funzioni a seconda di come è aiutato. Questo implica responsabilità e necessità di una formazione che davvero non faccia più finta di sapere, ma che si metta a confronto ascoltando tutti. Lei parla di abbracci e apprendimento, si può conciliare? Non solo si può conciliare, si concilia, cioè noi siamo sistemi complessi, le emozioni accompagnano le nostre funzioni, non c'è atto della vita psichica in cui le emozioni non restino presenti, coscientemente o sotto coscienza. Quindi mentre io le parlo lei comunque sente emozione, solo che magari il suo sistema la ferma perché si impegna ad elaborare cognitivamente. Ma allora questo significa che quando un bambino impara, mentre impara, se sente un'emozione negativa, ad esempio paura, tutte le volte che ripercorrerà quell'apprendimento, accanto all'apprendimento ripercorrerà la paura e quindi apprende a stabilizzare anche l'emozione che in un certo senso gli fa da antagonista. Quindi chi lavora nell'ambito dell'educazione, nell'ambito della clinica, questo lo deve proprio capire. Non c'è nessuna contraddizione nel dare un'unità didattica che aiuti l'apprendimento, ma anche lo sguardo che rassicuri e incoraggi. E l'uno non sostituisce l'altro. Noi non possiamo sostituire con schede tecniche o con sistemi artificiosi o artificiali quello che è la capacità comunicativa e intersoggettiva nell'aiuto. Quindi il principio di non contraddizione aiuta me. Questo vale in una direzione ma anche nell'altra. Quindi come l'abbraccio non sostituisce la competenza non sostituisce l'abbraccio.